Sì, 8 mesi fa abbiamo iniziato questo progetto Raffaello in Minecraft. Microsoft e Minecraft ci hanno prodotto la città Urbino nel stile del Rinascimento e adesso i ragazzi di tutta Italia, 150 scuole hanno aderito, hanno fatto il loro progetto. Cosa sono le avventure del ragazzo, del bambino Raffaello nella sua città di Urbino? Oggi diamo i premi ai vincitori nelle diverse categorie, arrivano 400 bambini con i genitori qui al palazzo, un giorno di gratuità anche per tutti, è una grande festa, dopo anche il pomeriggio in tutto Urbino per festeggiare questo progetto Raffaello in Minecraft. Sì, bisogna spiegare il Rinascimento e la vita di Raffaello, tutte queste cose, in maniera giusta per i giovani. Abbiamo un terzo dei nostri visitatori, 60.000, 70.000 ragazzi ogni anno vengono a vedere il palazzo locale. Le storie del Rinascimento sono interessantissime, lo sappiamo anche delle serie TV di Borgia, i Medici, quanto era interessante quell'epoca. Però bisogna raccontarlo in maniera giusta ai giovani visitatori e questo progetto, che è un videogioco, è la maniera giusta. I bambini hanno veramente studiato la vita di Raffaello e l'epoca del Rinascimento per produrre i loro progetti video in questa cosa. Così giocando si impara le belle cose di Raffaello di Urbino. Con la storia dell'arte, attraverso il videogioco più diffuso al mondo che è Minecraft, è stato uno strumento che ci ha permesso di avvicinare all'arte i ragazzi. E la cosa eccezionale, unica al mondo che siamo riusciti a realizzare, è il fatto che questi oggetti tridimensionali creati dai ragazzi, in cui hanno creato delle storie, delle visioni di Raffaello che ha vissuto ad Urbino, a Palazzo Ducale e nel periodo rinascimentale, ora saranno esposti in questa mostra temporanea proprio nella sala di Raffaello. A fianco alla muta ci saranno i quadri digitali navigabili dei ragazzi che hanno partecipato da tutta Italia. Abbiamo avuto oltre 100 scuole partecipanti, più di 2000 ragazzi che hanno partecipato e progetti, narrazioni ricevute oltre 200 scuole da tutta Italia, Liguria, Sicilia, Puglia, Toscana, veramente da tutta Italia. Sono qui ad Urbino oggi, come potete vedere, ragazzi finalmente gioiosi per aver potuto raccontare con il loro strumento preferito anche l'arte di Raffaello.